Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Raga, da come avete visto dal titolo, c'è una rivoluzione in casa Foggia. Prima di tutto perché avete votato per più di 50 persone, hanno votato il sondaggio nel video precedente se giocare con la carriera allenature con il mio amico Francesco. Quindi oggi sta qui a fianco a me Ciao ragazzi. Francesco. E inoltre, raga, abbiamo stravolto direttamente, cioè totalmente la rosa, andando a fare un 4-3-3 offensivo con Craig a sinistra, Iemmello e Galano avanti, Chiaretti, Bucellato, Deli, Loiacono, Camporese, Tonucci, Zambelli e poi il nuovo portiere Dracoschi. Perché, raga? Perché giocando a leggenda col Foggia soprattutto a tre dietro è una cosa impossibile. Quindi ho optato per questo cambio di modulo. Allora, raga, noi adesso andremo a giocare questa partita contro l'Ascoli e poi la prossima fuori casa con il Cosenza. Cosenza. Quindi ci vediamo in campo. Ragazzi, tutto pronto, si parte per Kragl, per Deli. Deli che vede Bucellato. Bucellato ci prova dalla distanza. Subito pericoloso, però ancora Galano. Attenzione a Galano. Prova a metterla in mezzo dentro per Pietro. Non va. Però c'è ancora il Foggia con Bucellato. Dentro per Chiaretti. Chiaretti, Chiaretti lo salta perfetto. No. Mamma mia, che Foggia pericoloso. Attenzione qui all'Ascoli. Con Rossetti. Rossetti, attenzione a Rossetti. Il tiro Dracoschi. Che parata. Mi ha fatto un bel acquisto, raga, secondo me. Però ancora il calcio d'angolo. Attenzione, Chiaretti fuori. C'è Capani. Casarini. Occhio all'Ascoli. Sempre il solito Rossetti, pericoloso. Ancora l'Ascoli. Attenzione, prova a metterla in mezzo, Ganz. 1-0 Ascoli. Ah, saltato più in alto di Tonucci, Ganz. Mamma mia, che brutto periodo per il Foggia. Dobbiamo cercare assolutamente di vincerla oggi. Sì, Camporese. Attenzione, sbaglia il passaggio. Iemmello per Chiaretti. Pareggio del Foggia subito. Ingenuità da dietro, da parte dell'Ascoli. Galano. Mamma mia. No, Iemmello. È stato Iemmello a recuperare la palla. Guardate. Buona così. Dai, dai. Attenzione, di nuovo l'Ascoli che cerca di farsi pericoloso con Casarini, Dragoschi. Mamma mia, l'Ascoli non ci sta. A perdere, anzi a pareggiare più che altro. Occhio! Vabbè, dai! Ma come cacchio è? Ogni tiro di testa una volta. I tifosi che si disperano. Il Foggia si ritrova nuovamente sotto contro l'Ascoli. Mamma mia. È duro, è duro. Deli per Chiaretti. Chiaretti ci prova dalla distanza! Mamma mia, che parata che ha fatto il portiere. Dai, il Foggia c'è. Non vuole mollare assolutamente. Grande, Chiaretti. Finisce così il primo tempo. 2-1 per l'Ascoli, ma il Foggia c'è. Il Foggia c'è e non vuole mollare assolutamente. Guardate, una partita equilibrata. Però dobbiamo. Fra poco, raga, arriverà qualche cambio. Vediamo un po', perché dobbiamo assolutamente. Già il pareggio, secondo me, ci sta molto, molto, molto stretto. Ok, sì, giriamo palla. Chiaretti per Deli. Deli, Ciccio Deli, che vede Oliver Crack. Crack può provare il siluro.
Centrale, però calcio d'angolo dal Foggia. Attenzione. Bucellato. Prova a metterla in mezzo. C'è Tonucci. Non va. Ancora il Foggia. Con Oliver Kragl. Kragl che vede Deli. Ci deve provare Deli. 2-2 il Foggia. Dai, andiamo cazzo a vincere sta partita. Andiamo cazzo a vincere sta partita. Non ci posso sentire però. Andiamo a vincere questa partita. Andiamo. Sostituzione, esce Deli, tra gli applausi ed entra il capitano Agnelli. Zambelli per Galano. Galano che vede Chiaretti. Tutta, bravo Chiaretti. Vai Olli, vai Olli. Ti prego Olli, ci prova la botta. Che tiro di merda, un'altra volta. Dai, leviamo Kragle e mettiamoci Cicerelli. Dobbiamo provare il tutto per tutto. Finisce così la partita. 2-2. Raga, la partita che non si vince, non si perde. Quindi meglio questo pareggio che no la sconfitta. È stato un peccato perché abbiamo giocato bene. Con il nuovo modulo ci troviamo molto. E più che altro secondo me un po' sotto parte abbiamo sbagliato. Però dai, partita combattuta secondo me, il pare. Sì, ci sta. Ci sta. E andiamo avanti, proseguiamo. Alla prossima partita che sarà contro il Cosenza. Dai raga, un punto. Dobbiamo provare. Purtroppo non è molto, non è facile. Specialmente a due. Sembra che è più facile, ma invece è molto più difficile. Allora andiamo in ufficio, vediamo che c'è. Che c'è? Poi vabbè, possibili incarichi come gestire. Essa! Ce la facciamo. Vabbè, sì, non ci interessa. Per adesso pensiamo solamente a Foggia. Non lo vediamo, stanno tutti alla grande. Quindi andiamo qui, vediamo un po'. Cristian Agnelli, il capitano, per la prossima partita. Sto giocando bene ultimamente perché sono rimasto sorpreso di non vedere il mio nome fra i titolari, ragazzi. Per me Agnelli è sacrosanto. Quindi Agnelli dovrà partire assolutamente titolare. Ed ecco qua la formazione con Dragoschi in porta, 4 di difesa, Loiacono, Camporese, Tonucci, Zambelli, poi Deli, Agnelli e Chiaretti trequartista. Kragl, Iemmello e Rizzo. Abbiamo fatto due cambi, abbiamo levato Busellato e Galano per Agnelli e Rizzo, che farà entrare nel secondo tempo. Almeno in modo da spezzare la partita in due, dai. Eccolo qui il nostro capitano. Ed eccoci qua ragazzi, tutto pronto per questo match tra Cosenza e Foggia. Speriamo di vincerla. Occhio qui a Cosenza, con Garitano. Liscia, prova a metterla in mezzo, c'è Tonucci in chiusura. Che cazzo ha fatto Tonucci, che cazzo ha fatto Tonucci. Che minchia ha fatto, Cosenza in vantaggio. Come sempre per errori nostri. Ha fatto pure una bella parata Dragoschi. Però poi ce l'ha ribattuta. Non so che cavolo voleva fare Tonucci. Non ha spazzato. Agnelli gira per Deli. Deli che vede Chiaretti. Chiaretti prova il tiro a giro. Palo. Dai, ti prego Rizzo. No, chi è? È Rizzo. No, mi sembra Agnelli. È Rizzo. Anzi, non capiamo chi cacchio è. Agnelli, il capitano. Scusate ragazzi. Perdonami padrone. Amore mio, perdonami, Ragnelli, avevo detto bene che Ragnelli. Attenzione, alla prima da titolare, su sua richiesta. No, mi sa che non è la prima, vabbè raga, comunque.
alla, diciamo, alla sua partita da titolare, fa questo euro gol davanti alla porta senza portiere. Agnelli, Agnelli che vede, aspettami. Attenzione, Rizzo, Rizzo, Rizzo! Cosa ha sbagliato Rizzo? Riporta il Foggia con Chiaretti. Chiaretti, ho sbagliato. Sì, Iammello, Iammello per Deli. Deli, Deli, allarga tutto per Rizzo. Ti prego, Luca Rizzo. Luca Rizzo, no, dovete portare ancora lui. No, sì, che cazzo è successo? Che cazzo è successo? Non si sa. Non si sa, però siamo stati molto, molto, molto fortunati. E questo sì, Rizzo alla prima da titolare fa questo gol che sono due gol fortunati. Non so nemmeno noi come cazzo l'abbiamo fatto, però va lì. La palla è entrata in porta, quella è l'importante. Comunque sia, cioè, siamo una partita che stiamo dominando. Dragoschi, meno male. Meno male questa fretta che abbiamo, specialmente Francesco. Mamma mia, questa fretta. Dai, dai. 2-1, partita che dalle statistiche stiamo dominando anche con un 55% di possesso palla. Allora ragazzi, andiamo a fare subito un cambio. Leviamo il capitano Agnelli e facciamo entrare Busellato per dare un po' di... secondo me sì, anche freschezza a centrocampo soprattutto, ma anche un po' di qualità. Non niente contro Cristian Agnelli, il capitano, tanta grinta, però serve qualità adesso. Dobbiamo cercare di portare la partita a casa. Non posso saltare così, lo Iacono. Da Tonucci. No, trovato. Ancora lui. Prova a metterla in mezzo. Il tiro, Dragoschi. Che portiere abbiamo preso. Abbiamo fatto un acquisto, secondo me, ben mirato. Grande il DS number. Però che a Cosenza. Prova a metterla in mezzo. C'è Pascali che prova a tirare. Lo Iacono di testa. Peggio di, meglio di Dragoschi. Però riparte il Foggia con Iammello. Iammello che aspetta l'arrivo di Busellato. Busellato, ancora lui, Busellato, dentro per Iammello. Iammello, Iammello, a tu per tu. Iammello! 3-1. Pietro! Yeah! Bello! 3-1 Foggia. Partita quasi in cassaforte, ma non del tutto, perché si sa com'è il Foggia, com'è soprattutto FIFA, che da un momento all'altro ti può far riaprire la partita. Ottimo dialogo tra Iammello e Busellato. Infatti Busellato subito si è reso protagonista con questo assist. Lo Iacono che vede Rizzo. Grande Rizzo, grande Rizzo che con un rimpallo prova a metterlo in mezzo. No, ancora lui. Ciccio Deli. Raga, comunque questa partita siamo stati, abbiamo avuto due occasioni, anzi tre occasioni, va, che siamo stati molto 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 fortunati. Comunque sia, la partita ce la stiamo meritando, eh. Questo non si mette in dubbio. Però siamo stati molto fortunati, perché sul primo gol Agnelli, abbiamo preso il pallo con Chiaretti, Agnelli si è trovato la palla. Il secondo gol Rizzo non sa neanche lui come l'ha fatto, che prima se l'ha sbagliato davanti alla porta, poi un rimpallo, poi sotto le gambe del difensore. Poi il gol di Iammello è stato quello buono, grazie a Dio. E questo è stato pure fortunato. Ora raga, non ce ne fotte, una beata minchia, perché noi stiamo vincendo qui a Cosenza, che è un campo ostico. E attenzione però, ancora il Foggia con Busellato. Busellato per Iammello. Iammello che viene chiuso. Attenzione, ancora il Foggia con Kragl. Kragl, Chiaretti, prova a vedere Iammello. Madonna che ha parato il portiere. Cassiluro alla Oliver Kragl, Iammello. Cioè raga, di prima intenzione sotto le gambe, no. Ma che ha parato il portiere. Però raga, che Foggia in questa partita. C'è un Foggia che è spettacolare. Attenzione Iammello. Finisce così la partita. Ottimo risultato che il Foggia ha strameritato qui a Cosenza. Intanto sentite i fischi del pubblico. Dopo i tre punti raggiunti dopo un periodo di forma. Sì, un periodo di forma quanto non tanto buono, dai. Intanto guardate le statistiche, abbiamo dominato. Andiamo un attimo in ufficio, sicuramente sarà Cristian Agnelli che ci ringrazia. L'ultimo partito di mister, la ringrazio per avermi dato ascolto e per avermi mandato in campo ora che sono in forma. Infatti raga, Cristian Agnelli è il capitano indiscusso della squadra. Difatti non lo so se farlo giocare titolare, vorrei farlo giocare. Le partite del prossimo episodio, che saranno Carpi
In casa, giusto? Sì, ho visto bene. Carpi in casa. Un attimo. È Livorno. Carpi e Livorno. Due partite che... da cui dovremmo prendere il massimo dei punti per sperare nella promozione diretta. Intanto andiamo a vedere la classifica con un Foggia che è momentaneamente in zona playoff con 4 punti. Peccato la partita contro... aspetta, qual è stata la partita che abbiamo pareggiato contro l'Ascoli? È stata una partita secondo me che potevamo vincere, però purtroppo abbiamo sbagliato qualche gol. Intanto il Benevento che si sta confermando la squadra, no, sia il Benevento che il Palermo, due squadre che appunto come da inizio campionato che appunto le pretendenti alla vittoria di questo campionato. Però raga, abbiamo solo 6 punti in confronto a loro, quindi dobbiamo martellare. Andiamo a affrontare anche il Livorno che sta a 5 punti, quindi sarebbe è uno scontro diretto. Vediamo un attimo il Carpi. Il Carpi, sì, vabbè, sono tre partite che abbiamo giocato, 3 punti, sta il Carpi. Quindi la classifica è corta, però raga, una vittoria ci proietta nelle zone alte, cosa che dobbiamo assolutamente fare. Bene ragazzi, il video può terminare qua, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un like. Raga, 30 like, vi porteremo subito un altro episodio nella giornata di domani. Commentate se... non lo so, ragazzi, avete tipo delle idee, suggerimenti, fate voi. Condividete il video con gli amici e bella a tutti.